Salve a tutti, sono Alberto Fiaschi, lavoro all'ESCAP Nord-Ovest, in particolare all'azienda ospedaliera universitaria Pisana, e questo talk è nato perché sul lavoro ho iniziato a lavorare con ZFS e quindi mi è venuta l'idea di fare questo talk. Il talk sarà molto divulgativo, anche perché non potrei fare altrimenti, e illustrerà soltanto un po' di funzionalità che ha ZFS e BTFS. Quelle lì sono delle camu che chi ha capito questa freddura può anche non guardare il torch. Veniamo per scontato che cos'è un dispositivo a blocchi, quindi una scrittura fissa e letture fisse in grandezza, cos'è una partizione, quindi una subdivisione logica di un dispositivo a blocchi, cos'è un file system e cosa sono i metadati che ci permettono di trovare i file sul file system, che cos'è un LVM, quindi una gestione dinamica delle partizioni, e cos'è un sistema RAID, ridondanza per prestazioni o sicurezza su tutti i dischi. Cosa si intende per GAU? Con copy on write si intende la metodologia per cui i dati modificati non vengono sostituiti dove si trovano, ma scritti in una nuova locazione. Di solito viene letto il dato, modificato in memoria e poi scritto altrove sul disco. Perché? Non è meno efficiente, non li scrivo dove si trovano, non mi serve più il vecchio dato. In effetti, cosa sembra uno spreco, si dimostra un vantaggio. Riuso e coerenza. Il fine è l'uso della memoria. Praticamente il GAU viene usato anche nella memoria virtuale o nel linguaggio di programmazione. Se io, per esempio, ho due variabili che inizialmente sono impostate allo stesso valore, l'interprete o il compilatore non alloca direttamente la memoria di tutte e due le variabili. Alloca la memoria che serve a una variabile sola. Poi, se uno delle due diverge, allora alloca anche l'altra memoria. C'è anche un altro vantaggio: non sovrascrivendo i vecchi dati e scrivendo sempre nuove locazioni, i vecchi dati rimangono integri in caso di crash. Questo viene sui file system tradizionali, viene risolto col fare di journaling. Log file che prima scrivo tutto quel che voglio fare, poi mano a mano che faccio tutto quel che ho fatto e quindi posso sempre recuperare la situazione. C'è il journaling anche su file system tipo GAU, però viene usato sulle scritture sincrone in altra maniera. Cos'è uno snapshot? Lo snapshot è praticamente un'istantanea del sistema. La situazione del sistema ha un dato istante, quindi la copia di quel sistema com'è in quel momento viene vista di solito come una normale cartella che quindi posso navigare, copiare i file, salvare da qualche altra parte. È un'operazione atomica, cioè non c'è un problema di concorrenza. Quando do il comando di snapshot, qualsiasi altro processo che sta andando in quel momento non mi cambia il risultato dell'operazione. Facilita le operazioni di backup, ma non è backup, perché se c'è un disastro lo snapshot è sempre su quella macchina. Quindi se c'è un incendio o è un portatile, mi rubano il portatile, ho perso anche lo snapshot. Quindi lo snapshot serve per fare il backup, ma non è il backup. Serve per fare il backup appunto perché è un'operazione atomica e perché è il backup del sistema online, che quindi eroga un servizio e quindi erogando il servizio il file system cambia, c'è il problema della produzione dei file. L'operazione di backup ci vuole del tempo a leggere il file e quindi in quel momento può essere modificato da altri processi. Il risultato è che sul backup ha un file corrotto perché non risponde più al formato del file che prende a vedere. Cosa deve fare il file system quando gli dico di fare uno snapshot? Praticamente diciamo che deve fare poco, perché non cambiando mai la posizione originale dei dati,
deve soltanto marcarli come appartenenti allo snapshot, quindi cambio i metadati, diciamo, quando creo uno snapshot, è un'operazione velocissima, ma non è che deve fare delle copie sul disco dei blocchi in un'altra locazione dei dati, metadati che ovviamente vengono cambiati. E anche i metadati in tutti e due i file system, vedremo il TFS e ZFS, tutte le operazioni praticamente sono in maniera cara, quindi sia sui dati che sui metadati. Se modifico le dati appartenenti a uno snapshot, che quindi le devo salvare, perché io ho detto mettimi da parte questi blocchi che appartengono a questo snapshot, posso riutilizzarli nel volume corrente, diciamo. Io ho questo file che è stato messo in questo snapshot, che referenzia questi due blocchi, modifico il file sul volume corrente, e quindi il file modificato può riutilizzare tutti i blocchi che sono rimasti identici. Per esempio, in questo caso il blocco A è rimasto identico, quindi viene referenziato, diciamo, dal file del volume corrente sia dal file che è sullo snapshot. Il blocco B è in parte rimasto uguale, e sia ZFS che P3FS riescono a riutilizzare anche parzialmente il blocco mettendo degli offset nei metadati. La deduplica. La deduplica praticamente è lo stesso concetto, cioè io posso utilizzare blocchi uguali quando ho un fork, cioè faccio una modifica su un file preesistente. Però se ho due entità differenti, due file completamente distinti, che però possono avere casualmente, diciamo, dei blocchi uguali, casualmente perché hanno lo stesso formato, oppure sono immagini di due macchine virtuali con lo stesso sistema operativo, quindi è molto probabile che abbiano dei blocchi uguali. In questo caso però c'è un problema in più per utilizzare. Il primo è facile capire quali sono i blocchi uguali. In questo caso, per capire quali sono i blocchi uguali, devo usare delle hash. Prima quello che non ho modificato è rimasto uguale. Ora ho due file che nascono distinti, diciamo, devo confrontare blocco a blocco le hash che hanno, e se trovo una hash uguale posso dire che il blocco è uguale. Ovviamente problemi di collisioni, la hash deve essere abbastanza pesante, quindi la deduplica, cioè la hash è SHA-256 di solito, quindi c'è una probabilità su 2 alla 256, se la hash funziona bene, che ci sia una collisione. Sì. E quindi questi due file che hanno il blocco A e il blocco E con stessa hash le posso scrivere sul disco in questa maniera, che referenziano sia file A e file 1 e file 2, referenze del blocco A o E, cioè sono identici sulla stessa cosa. Ma una domanda, in questa situazione, se io prendo un file e invece, diciamo, un file è un altro file che è uguale a lui, tranne per il fatto che ho, invece di modificare, ho aggiunto un byte, sì, per cui tutti i blocchi sono sfasati di uno, diciamo, il file system cow riesce a utilizzare comunque la ridondanza, oppure dal momento che io penso che sono spazzati di verde? Il problema di verde non se ne accorga, cioè lui ragiona soltanto per blocchi, confonde i blocchi. Però non lo so, io penso che non ti so rispondere. Okay. La risposta è che non ti so rispondere. No, perfettamente. Diciamo che i dispositivi SSD dovrebbero avere un vantaggio dal sistema CAU, perché ovviamente hanno il problema di URL, cioè di distribuire le scritture uniformemente su tutta la superficie del disco SSD, e cioè viene più naturale scrivendo sempre nuove locazioni, dovrebbero avere un vantaggio dai file system di tipo CAU. Però questo dipende molto dai firmware SSD, perché non decidono poi in effetti loro dove distribuire i blocchi che vengono modificati. Come si vedrà più avanti, se ce la faccio. La deframmentazione. La frammentazione è un bel problema sul file system cow, perché ovviamente ragionando per differenze e avendo entità distinte referenziando lo stesso blocco, diciamo che file system tipo CAU soffrono molto della frammentazione, quindi tendono ad avere letture molto random e scritture sequenziali.
E poi è un problema in più, appunto, se io ho due entità differenti e referenziano lo stesso blocco, se ottimizzo la lettura la rendo sequenziale per una, posso metterla più randomica, più avvicinare più la testina per l'altra. E quindi c'è, cioè, il problema è che ci sono delle scelte da fare, diciamo, per chi è frammento. Prendiamo una stalla, se io aggiungo sempre blocchi nuovi e non levo quelli vecchi, alla fine il disco si riempie. Quindi cosa devo fare? Devo contare ogni blocco, se è referenziato da qualcosa, da uno snapshot, dal volume corrente, se il suo reference count è uguale a zero, lo posso marcare come libero e quindi riutilizzare. Questo funziona perché sono grafici aciclici diretti alle strutture dei metadati, cioè non ho problemi con ricorsività, cioè i garbage collector soffrono dei puntatori che in maniera diretta o indiretta referenziano se stessi, allora in quel caso il garbage collector con il reference count e basta non funziona bene. E su questo c'è un aneddoto nel Jargon File che se volete volete andare a leggere. E ZFS e DFS, vediamo cosa fanno. Allora, sostituisco LVM, quindi posso aggiungere facilmente dischi, partizioni, allargare e diminuire il mio spazio disco molto più facilmente che un'altra, che per esempio con un S3, perché poi prima devo allargare la partizione sotto LVM e poi devo dire al file system anche di allargarsi. Sostituiscono il RAID software, perché oltre a fare, diciamo, l'ampliamento in maniera lineare aggiungendo più dischi, diciamo, fanno anche parità. Fanno checksum di dati e metadati, perché in tutti i metadati c'è, cioè, il checksum corrispondente dei dati, a ogni lettura viene confrontato con il checksum che hanno salvato. Quindi se hanno poi sufficiente ridondanza, vedono un errore, una corrispondenza, che hanno sufficienza di ridondanza, riescono anche a correggere automaticamente l'errore. Danno continuazione di servizio, di frammentazione, riparazione, bilanciamento e ridimensionamento tutto online, quindi non devo fermare il server, e questo è essenziale. E compressione trasparente, posso abilitare la compressione di file che vengono, dei blocchi che vengono scritti, diciamo. La ripubblica, come si è visto, se ho dei blocchi uguali ne scrivo uno solo finché non difetto, diciamo. TFS purtroppo per ora non la fa solo batch, ma la fa solo batch e non la fa immediatamente come ZFS appena il blocco viene scritto. E ZFS è, diciamo, anche un front-end per la configurazione di NFS e di Samba, cioè delle condivisioni di rete, però secondo me è scarsamente utile, almeno per il mio uso mi trovo sempre meglio sui file nativi. Allora, dimensione massima di uno Z-pool, perché un volume è 2^64 byte, poi si vedrà che cos'è un volume. Uno Z-pool, cioè l'insieme dei dischi che possono usare con ZFS, è 2^78. Se ho fatto bene i calcoli, dovrebbe essere circa 300 miliardi di terabyte. Se vi volete divertire, andate su Wikipedia, c'è tutto delle comparazioni prese da un blog di Oracle, che praticamente l'energia per far funzionare tutti questi dischi sarebbe sufficiente a far evaporare gli oceani. Poi, non usa extend perché è nato nel 2001, non era ancora di moda, ma blocchi a dimensione variabile. E ha una struttura poi a blocchi indiretti come il file system S2. E il non pensolare si fa nel 2005. Il problema è che non ha una licenza compatibile con GPL. Allora, per questo è nato un progetto, un fork ZFS su Linux, che si basa su un wrapper Solaris Porting Layer, che praticamente traduce le API di Solaris, fa da proxy, diciamo, fra le API di Solaris e le API Linux. È uno dei motivi per cui non penso non è mainline, perché non è un porting veramente nativo come è stato fatto come il ZFS, che anche quello è un file system che nasce in ambiente Unix, ma c'è di mezzo questo modulo che fa un po' da wrapper.
Un altro motivo, almeno secondo vari mailing che ho letto in rete, è che Thorwald pretendeva una dichiarazione di Oracle che non metteva da problemi, a riparo da problemi legali, però se è vero questo penso non ci sarà mai in mainline. Allora, come funziona la ZFS? ZFS praticamente ha questo Z-Pool, diciamo, che è un device virtuale, che è l'unione di device, di dischi che gli diamo da utilizzare su ZFS, e che ha varie politiche, diciamo. Lo possiamo usare, per esempio, un solo disco, per forza lo uso senza nessuna parità. Lo possiamo usare come LVM, quindi senza appunto parità, oppure lo possiamo usare come varie RAID, quindi mirror e RAID 1, RAID Z che è equivalente al RAID 5. È strano perché almeno ho provato a farlo con due dischi, me l'ha fatto fare comunque, quindi una cosa che non mi torna comunque. RAID Z dovrebbe essere equivalente al RAID 5, RAID Z2 al RAID 6 e RAID Z3 supporta addirittura la rottura dei tre dischi. E tre dischi sembrano un'esagerazione, ma non lo sono, perché su storage di grandi dimensioni, se ho la rete gradato, ci mette veramente giorni a ricostruire la cosa. E il sistema è stressato, perché mentre ricostruisce la rete ci sono molte letture e molte scritture, quindi la probabilità che si rompa l'altro disco è molto alta. Quindi su storage di particolari dimensioni i dischi non è un'esagerazione. C'è anche un'altra ridondanza, perché non vedo, sì, no? Che è ZFS Copy. ZFS Copy si vedrà che si possono settare le proprietà e i volumi. Praticamente non si basa sulla parità RAID, ma duplica proprio dei blocchi di disco su un disco, o se ha a disposizione su più dischi. Proprio dei blocchi completamente uguali. E questo ripara anche da errori del film, direttamente fatti dal film, oppure da interferenze fisiche che proprio del dispositivo mentre scriveva. Che su grandi storage, cioè sono bassamente probabili, ma su grandi storage sono verificati. Ci sono solo due comandi, si dice solo, un po', diciamo un po' come Git, cioè un comando solo ma c'è tanti sottocomandi, diciamo. E Zpool, che appunto gestisce il device virtuale, e questo è il comando Zpool create, il nome che voglio dare al Zpool, la tipologia del RAID Z, RAID Z1, quindi il tipo di RAID che e i dischi che gli assicuro. ZFS invece gestisce i volumi, gli snapshot e i cloni. Si vedrà. E quindi ZFS create è il nome del volume che voglio creare, e creare volumi serve a dare proprietà differenti a varie zone del disco. Ora, una precisazione, io uso volume, ma non è giusto come termine, perché nell'accezione ZFS il volume è una zona dello Zpool da usare in maniera grezza, cioè in maniera raw, cioè posso, se creo un volume sotto ZFS, lo posso formattare con un altro file system, oppure lo posso dare direttamente in pasto a una macchina virtuale che lo usa come disco. Uso volume per uniformarmi con la terminologia che poi userò con I3FS. Il termine giusto sarebbe file system nell'accezione ZFS. Lo spazio di un pool ZFS è condiviso fra tutti i volumi presenti. Se io creo il mio Zpool, quindi ho questo discone virtuale, con Zpool list vedo che ha dimensione di 1 giga, con tutto, creo un primo volume, lo chiamo vol 1, creo un secondo volume, vol 2, faccio df-h, non è che ho fatto la moltiplicazione dei pani e pesci che c'è 3 volte 984 mega, sono sempre i soliti 984 mega che sono condivisi da tutti.
ZFS operazioni, allora create si è già visto, per creare uno snapshot do il nome del volume at nome snapshot, per comodità di solito nel nome snapshot ci si mette sempre un riferimento temporale per sapere a che istante corrisponde quello snapshot. E sotto ZFS vengono creati snapshot che sono in sola lettura, quindi non sono modificabili, sono tutti disponibili come cartelle sotto questa cartella qui dedicata, che è appunto ZFS snapshot, che è sotto la root del volume in cui è stato fatto lo snapshot. Con destroyo cancello snapshot volumi. Con un clone faccio il clone, appunto, rendo scrivere uno snapshot, lo vedo con un altro, a quel punto con un altro volume, rimane lo snapshot originale sul volume di partenza, diciamo, viene fatto un nuovo volume, a quel punto posso farci qualsiasi cosa sopra con un volume normale. Con rollback torno a uno snapshot salvato. Salvo una situazione, poi sbaglio, succede qualcosa, voglio tornare alla situazione precedente, faccio rollback. Se voglio tornare non all'ultimo snapshot, ma a uno snapshot diciamo, più vecchio, devo eliminare tutti gli snapshot intermedi, perché referenziano dei blocchi che dovrò levare dal file system, e quindi con l'opzione meno R le levo. Con meno R maiuscolo levo anche i cloni, perché il clone rimane dipendente dallo snapshot che è stato creato, perché referenzia sempre i blocchi che erano in quello snapshot. Di per sé il clone ha, come lo snapshot quando viene creato, ha un utilizzo del disco zero, perché sono tutti blocchi che sono imputati al volume originale. Con promote cosa faccio? Se io voglio eliminare, diciamo, lo snapshot di partenza da cui ho fatto il clone, o anche il file system che contiene lo snapshot da cui ho fatto il clone, devo fare prima un'operazione di promote del clone, perché appunto nel clone esiste una dipendenza dallo snapshot che l'ha originato. Con promote cosa faccio? Switcho le dipendenze, praticamente lo snapshot che l'ha originato diventa uno snapshot del clone, quindi non è più del volume di partenza, e a quel punto posso, se voglio, eliminare il volume di partenza. Se le cose vanno male, zpool status mi dice in che stato è il mio zpool, se c'è un disco rotto o qualcosa del genere. Con ZPool scrub controllo il file system e se c'è un array degradato e aggiungo un disco lo restituisce. Questo è il comando per aggiungere un disco che si aggiunga. È possibile assegnare dei dischi di riserva, diciamo che stanno lì, non fanno nulla, appena si rompe un disco vengono inseriti automaticamente, se voglio vengono inseriti automaticamente nel mio pool di dischi. Questo è un esempio dell'output di ZFS che torna il nome volume, che fa vedere tutte le proprietà che può avere un volume. Se creo un sottovolume, ad esempio qui ho creato il sottovolume share del volume pool, vedo che alcune proprietà, quelle default, quelle non l'ho mai segnalate, hanno queste default, quelle che dicono più queste vengono segnalate che hanno inherit, hanno ereditato la proprietà del volume superiore. Quella che la compressione, se vedete compression, c'è scritto local perché ho usato il comando proprio su questo volume, ZFS set, l'algoritmo di compressione. Quindi ci sono alcune proprietà che sono in sola lettura, l'utilizzo non è così. Parare su un file code, dire che cosa è stato utilizzato, come ho detto prima, uno snapshot inizialmente non usa niente di spazio, poi man mano che il volume originale che l'ha generato diverge, lui inizia a usare spazio, anche se su operazioni sullo snapshot non sono state fatte, anzi sulla lettura è che tutte le differenze che non sono più
contenute nel volume corrente vengono imputate allo snatch. Il clone, il reference, cioè il numero di blocchi che vengono referenziati, lo snatch inizialmente di l'uso è 0, ma reference no, reference è uguale alla, cioè referenza a tanti blocchi quanto il suo volume originale. La compressione, compressorazio, che è quanto guadagno con la compressione, quindi se c'è un compressorazio di 1,5 vuol dire che con la compressione 150 mega mi occupano effettivamente 100 mega sul disco. Le dump rights sono lo stesso, ma per la deduplica, cioè per l'utilizzo dei blocchi uguali che vedo con ZPG e non con ZFS. E questo serve lo spazio che sarebbe utilizzato senza l'uso di compressione. Qui ci sono proprietà modificabili con ZFS set, e per esempio il checksum, posso scegliere la priorità di checksum oppure se non attivarla addirittura. E la compressione fino a gzip 9, che però praticamente è inattuabile perché è troppo lento. E ZLI praticamente crea i file come se fossero file sparsi, cioè i Z consecutivi li scrive soltanto come metadati e quindi riesce a guadagnare spazio così. L'Z4 è veramente molto performante, quindi si può usare tranquillamente. La deduplica, che posso attivare o non attivare, e posso decidere che hash utilizzare, e se sono del partito la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, posso mettere anche verify, cioè che dopo che ha verificato che le due hash sono uguali, verifica anche bit a bit che siano effettivamente uguali, cioè che non ci sia stata una collisione di hash. E è molto pesante la deduplica, quindi ci vuole un processore abbastanza potente, fanno comodo nuovi processori Intel che supportano la deduplica, la AES in hardware, quindi lo Sharp Gen 56 viene computato in hardware, diciamo, e inoltre ci vuole tanta RAM perché devono tenere tutte le tabelle di hash in RAM indicizzate, e Oracle, almeno per quanto riguarda Solaris, dice che ci vogliono, bisogna calcolare 620 byte per ogni blocco ZFS. Il numero di blocchi ZFS lo vedete con ZDB, il comando non c'è nelle slide, che è ZFS database, che fa vedere a basso livello le informazioni sul sistema del ZFS. Il visual no dice se è accedibile o no la cartella .ZFS in cui poi c'è scritto tutti gli snapshot. Porta molti tipi diversi di quote, quota a livello di volume, io creo un volume tipo non può crescere di tot. Posso mettere una reservation in maniera tale che gli altri volumi che condividono lo spazio sullo Z pool riservino sempre quello spazio libero per questo volume. E poi supporta le quote nativamente con un'interfaccia molto comoda, le quote a livello POSIX, quindi con questi comandi, ZFS set gruppo quota è il nome del gruppo, quindi users, will, quel che è, e il colore della quota è il nome del nostro volume. E con ZFS più space ce lo fa vedere, user space ovviamente fa vedere quelle impostate a livello utente. Lo ZIL, il file system di log, è il log file che usa ZFS, lo usa per le scritture sincrone, perché ZFS tutte le scritture praticamente le raggruppa in gruppi di transazioni e le scrive tipicamente ogni 30 secondi, però quelle sincrone, che quindi l'applicativo gli ha chiesto di espressamente di rendere immediatamente persistenti, prima passano dallo ZIL. Sostanzialmente il motivo è che non ci sarebbe un'ottimizzazione, ci sarebbe troppi frammentamenti, penso, dei blocchi.
nel senso lasciando per differenze, se deve subito rendere persistente tutto, ci sarebbe troppi offset ai blocchi spezzati che si è visto prima per l'utilizzo di parte di blocco. E quindi tramite lo zil invece ritorna subito al chiamante e poi può mettere con calma, ottimizzando la scrittura sul disco, i vari blocchi. Si può addirittura disabilitare lo zil, però è altrimenti sconsigliato. È finito? Sì, sì. Ok, va bene. Questo è il... si possono dedicare dei device particolari con la parola chiave login, si può dedicare dei device particolari allo zil, quindi una cache in scrittura e una cache in lettura. Un device particolare non solito è sostituito per vediamo un attimo. Praticamente la struttura del B3 è, come dice il nome, si basa su tanti B3 e il vantaggio di B3 rispetto a ZFS è soltanto uno, la velocità. Poi è ancora un file system, è troppo giovane e diciamo che come funzionalità e come facilità di gestione è ancora molta strada da fare. Per creare un file system B3FS il comando è questo e si può scegliere una politica diversa per i dati non sperimentali. E vediamo, è ottimizzato per SSD e ci sono le istruzioni di mount per utilizzarlo. E l'unica, diciamo, della cosa interessante è che nelle ultime core utili le quote, o ho sbagliato io, devono ancora migliorare parecchio, versione che è settabile forzabile per ogni file con quel jackalt più c un attributo. Diciamo che la cosa più interessante è che ora non sono la slide, comunque è che nelle ultime coruti c'è stato dato un parametro 2 a CP, a copy, quindi fai CP meno reflink, due file, praticamente fa lo snapshot a livello dei file, quindi CP meno reflink, file 1, file 2, l'occupazione sul disco è esattamente uguale a quella prima della copia, però non è una reflink, i due file possono divergere. Concluso.